sera. È un'azienda storica nata nel 1907, è stata fondata dal mio bisnonno Ettore. Io entro in azienda negli anni 80 e, avendo un background artistico, mi occupo subito delle collezioni e sono stata in questa azienda come titolare fino a luglio dell'anno scorso, quando l'azienda è stata ceduta al dottor Ottaviano Mantero, imprenditore tessile comasco, sempre molto molto attento a mantenere questi marchi storici del nostro territorio. Mi piace citare tessuti che abbiamo fatto per la Casa Bianca, broccati, damaschi, spolinati. Facciamo la fascia per il Papa e per lo Zuccotto, che è una fascia bianca con il moiré. Produciamo tessuti per il tricolore, quindi sia per le fasce che per la bandiera italiana, sempre in tutta seta. Abbiamo sempre utilizzato la seta perché riteniamo sia la fibra principe tra le fibre naturali. Il tipo di filato può essere molto molto sottile e resistente, viene impiegato negli organzini, per esempio per fare dei taftà, oppure può essere più morbido e meno resistente, ma anche più sottile fino a diventare molto grosso nei bucle, negli shantung o nelle ciniglie. Vorrei citare per esempio il famoso Zendado, che è un velo che, si racconta, il Saladino utilizzasse per provare la filatura della sua sciabola. Ho collaborato, sempre con l'aiuto del papà, perché era un grande tecnico, nella realizzazione di multipli d'arte, ossia veri e propri quadri realizzati da artisti quali Fiume, Sasso, Veronesi. Ho fatto il liceo artistico, poi l'Accademia di Belle Arti di Brera e mi sono laureata in scenografia e costume. Appena finita l'Accademia ho iniziato a collaborare con mio padre e mi ha mandato praticamente subito in America dallo stilista Ralph Lauren, che era già nostro cliente. Sono rientrata in Italia. Basti dire che quando sono entrata in azienda qui c'erano circa 6.000 disegni fatti dalle tre generazioni precedenti, oggi ne abbiamo quasi 43.000. Posso dire che è stato un parto di tante piccole opere d'arte. Il mio consiglio per le giovani donne che iniziano oggi la loro carriera è di essere determinate. È un filo di rame che diventa seta.